Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi, ed è quello della serie degli ultimi Vangeli dell'anno liturgico, ci prospetta quello che noi chiamiamo comunemente la fine del mondo, o anche il tempo, il giorno del giudizio. Così che la liturgia ci conduce dall'Avvento, l'attesa del Natale, la Pasqua, il tempo dello Spirito, fino al rendiconto di quello che è la nostra vita come singoli e come umanità, soprattutto come Chiesa. Dunque la lettura di oggi fa parte di quegli spezzoni della scrittura del Vangelo chiamati sezioni apocalittiche. Apocalittiche perché riguardano una rivelazione delle cose future. E quello che ci dice Gesù è proprio qualcosa che ha già avuto un segno grande e terribile nella storia, ma che sarà al tempo stesso pieno compimento. Il segno grande fu quello del diluvio universale, come quello del fuoco che cade su Sodoma e Gomorra e le consuma. Questo rappresenta nella storia e quindi è il messaggio che Dio dà a noi e dunque all'umanità, che la storia degli uomini non continua all'infinito e che tutto quanto è tenuto nelle mani di Dio e che la storia degli uomini tende sempre a costruirsi da sola, su se stessa, senza alcun intervento di Dio, nel senso che Dio viene escluso. Cosicché si trova che i credenti, in chi ha appunto questa risposta spirituale di una dimensione altra, la comprende e la segue, appunto è sempre un piccolo gruppo rispetto a un grande insieme. E se questo fa tristezza, abbiamo questo rappresentato nel nucleo della famiglia di Noè per il diluvio universale rispetto al mondo intero, così come abbiamo la famiglia di Lot che esce da Sodoma, abbandona Gomorra, l'intera città viene distrutta perché non ci sono giusti, perché non ci sono coloro che cercano Dio. Ora, questo significa che il mondo vive nella ingiustizia. L'ingiustizia non è semplicemente il vivere contro il diritto che gli uomini si fanno o scrivono nei loro codici. È vivere senza essere giusti nel cuore verso Dio. Il giusto è colui che cerca Dio perché ne ha bisogno come l'acqua per spegnere la sete per vivere, come l'aria per respirare, e sente tutta la difficoltà in sé e fuori di sé, l'imperfezione e la mancanza di bontà e di corrispondenza a ciò che Dio è, ma spera nel Signore e lo attende dunque la sua misericordia. Il giusto dunque non è il santo, ma è colui che si lascia santificare, purificare, immettere in una dimensione altra che piano piano esclude quello che è il laccio della terra e del peccato per poter entrare finalmente in una dimensione nuova e definitiva. L'immagine dunque del diluvio universale o della distruzione di Sodoma e Gomorra viene estesa da Gesù a tutto quello che è la terra. In quel giorno, il giorno del Signore, che è il ritorno di Gesù, perché il Padre ha messo nelle mani del suo Figlio, il Cristo, che ha vinto il peccato e la morte, ha messo nelle sue mani il destino di tutto l'universo. E il destino che si deve compiere è la realizzazione della sua promessa. Ai giusti non verrà negato il pronto intervento di Dio. Ai giusti verrà data la beatitudine eterna. A chi cerca, dunque, affamato della giustizia di Dio e che vuole la legge dell'amore per sé, per gli altri e per il mondo, non verrà lasciato oltre ogni limite, tantomeno per l'eternità, in balia di chi invece vuole il male, schiaccia il fratello, lo sfrutta e deride Dio. Il male dunque avrà una fine e tutto il suo processo inizia e si conclude qui sulla terra e dopo di questo
non ci sarà più spazio per i malvagi per poter colpire gli innocenti. Dato il tempo dunque chiuso e concluso, le anime dei giusti saranno prese e le altre lasciate. E sarà improvviso, non ci sarà il tempo di preparare nulla, sarà a sorpresa. Conterà solamente quello che ognuno ha dentro il cuore, la ricerca di Dio. Sono quelli che Gesù elenca tra coloro che chiama beati. Beati coloro che cercano la misericordia, la bontà, coloro che sono affamati e hanno sete della giustizia, della verità, e perché saranno saziati e i loro nomi sono scritti nel cielo. Questo giudizio che Dio impone sulle nostre opere, i nostri pensieri, la profondità del nostro cuore, è un giudizio dunque definitivo che avverrà e farà, opererà una separazione. Uno verrà preso e l'altro lasciato. I discepoli dicono: dove, Signore? E la risposta di Gesù non è un dove saranno portati i giusti, ma dove saranno lasciati gli ingiusti, gli iniqui, che come il grano e la zizzania vivono mischiati qui sulla terra, verranno lasciati qui e troveranno solo la morte, perché non hanno mai cercato la vita, non hanno mai cercato l'amore, avranno vissuto male, facendo il male, irridendosi di tutto e di tutti. Gli altri verranno presi e portati dove? Gesù non lo dice, ma è il regno. Oggi sarai con me in paradiso, dice al ladrone che muore con lui, ma è giusto nel cuore, operatore di iniquità, ma il cuore è pentito e cerca Dio, il bene, la verità, e dice: giustamente io qui sono colpito e muoio sulla croce, ma tu ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ecco chi sono dunque i giusti: sono coloro che, e siamo noi, pur essendo peccatori, pur essendo imperfetti, pur non essendo buoni, noi siamo quello che siamo. Ma chiediamo e cerchiamo la verità, l'amore, la giustizia di Dio. Cerchiamo Dio e vogliamo essere con Lui nel suo regno. Non è una scalata al cielo, è un'attesa di salvezza. Dio tende la mano, ci prenderà e si porterà con sé. L'unica è non seguire questo mondo, non essere attaccati ai beni di questo mondo, non essere preoccupati della propria vita. Non dobbiamo cercare di salvare questa vita, perché altrimenti perderemo quella vera, che è la vita eterna, la vita dello Spirito. Tutti passeremo attraverso la morte in un modo o nell'altro, ma chi per un passaggio verso la vita e nella beatitudine, chi invece nella lontananza e il danno dell'aver perso per sempre il bene eterno che è Dio stesso. Cerchiamo dunque Dio e la sua giustizia qui sulla terra. Non dobbiamo essere preoccupati se il mondo ci schiaccia, ci deride o altro. Amiamo tutti quanti, chiediamo perdono per tutti quanti e il nostro aiuto è nel nome del Signore. Dio vi benedica.